che la conferenza fa parte del nostro ciclo, i colloqui del lunedì, si parlerà dei cavalli, abbiamo un'oratrice che viene da fuori Torino e ci fa molto piacere, poi ci dirà qualche parola Alice Blythe-Raviola, che è stata il tramite anche dell'incontro con Elisabetta De Rio. Io prima di cominciare ricorderei che questa settimana c'è un secondo appuntamento che possiamo proporvi e trovate l'invito nell'ingresso. Giovedì 4 aprile al Polo del Novecento partecipiamo con altre istituzioni all'organizzazione di una proiezione di un film documentario dedicato alla poetessa Piera Oppesso. Trovate l'invito lì. Il prossimo lunedì, oggi parliamo di cavalli, il prossimo lunedì andremo in qualche modo per mare, anche perché forse andiamo per mare anche questa sera, parleremo di Cristoforo Colombo dal Piemonte alla Liguria, alla penisola iberica verso il Nuovo Mondo, ovviamente il nostro Cristoforo Colombo Monferrino. Gli inviti sono nell'ingresso. A questo punto do subito la parola al presidente Giuseppe Pichetto. Grazie a Mina, grazie a voi che siete venuti il primo aprile non credendo alla favola che è uno scherzo. Non scherzo, quindi grazie di essere presente. Gustavo ha fatto un convegno bellissimo, lo ricordate? Elisabetta De Rio è stata l'ultima oratrice e ha entusiasmato con storie di cavalli, la tanca regia, ha interessato molto. E Torino poi è una città dove i cavalli fino al 1911 erano più importanti degli uomini. E poi nell'11 è morto addirittura quello della scuola di Caprini. È uscito anche un libro di fantasia, diciamo, sì, di fantasia, di Caponetti, che ha descritto la morte di Capelli come un fatto tragico. Tragico è stato tragico, ma non importa. Sì. Diciamo, va negli assassini industriali. No? Allora, grazie di essere venuta di nuovo a Torino. Grazie. Gustavo sta pubblicando gli atti, credo sia una fatica perché è un gran convegno e molti atti importanti. A noi interessa molto il cavallo ancora. Venaria è un luogo di allevamento, il cavallo di servizio nella capitale, di allevamento alla venaria, di servizio per l'esercito. Abbiamo ancora di là del libro di Orombelli, di Orombelli che descrive un viaggio per andare a cercare cavalli nel Medio Oriente. Molto avventuroso, credo che avessero portato dei brocchi. Sai cosa sono i brocchi? Cavalli un po'. Però per l'esercito ci voleva anche la massa dei brocchi che non costassero il proprio. No? Allora, avendo ancora la venaria, avendo molto interesse, poi mi hanno detto che tu hai 3.000 marchi di cavalli. Sì, più o meno. Non mi stupisco. Non so cosa fare. Ci sono. Mi interessa anche, quindi... Grazie mille di essere venuto a Torino. Grazie a voi. Grazie Alice. Io ti ho portato. Sono qua, fa tante cose. Bene. Grazie. Grazie. Bene. Allora do un momento le parole a Alice e poi passiamo, entriamo nel tema. Prego Alice. Grazie Albina. Grazie come sempre di questa gentilissima ospitalità e questa volta sono al tavolo non come relatrice, molti volte mi sono familiare, vi rivedo sempre con piacere, ma sono qui davvero in veste ancillare questa sera, quindi accompagno un'amica, è un'amica quasi di lunga data ormai, convegnistica, ci conosciamo in Spagna, a Cordova, che è una delle città
per antonomasia dei cavalli, dell'allevamento e dell'addestramento dei cavalli, a un bellissimo convegno organizzato da José Martínez Millán sulle cavallerizze reali, la Cavallerizas Reales, che si trova anche tra l'altro già edito e disponibile anche in open access questo libro. Ma mentre nel mio caso si trattava di una partecipazione episodica su un tema che non è il mio, avevo trovato dei conti di Vittorio Amedeo II in cui si raccontavano i nomi dei cavalli dell'allevamento ducale. Elisabetta invece è una specialista di un tema che è molto importante e lo è diventato soprattutto negli ultimi 10 anni circa grazie a un lavoro straordinario di Daniel Roche, che ha scritto una storia del cavallo in 3 volumi. E Roche, da storico qual è, storico della cultura, storico della società, ha saputo restituire nobiltà a un animale che di fatto era compagno quotidiano dell'uomo da sempre, in quasi tutti i contesti sociali e storici, ma sempre un po' sottostimato, no? Forza lavoro, ma c'è stato anche un film di Spielberg, se non ricordo male, sui cavalli, no? I cavalli che morivano in guerra, sì, quindi come combattenti, sì, infatti. E quindi questa storia culturale del cavallo è una storia che merita di essere riportata all'attenzione, perché è stato mezzo di locomozione, il mezzo di locomozione per antonomasia, fino di fatto all'invenzione del vapore, il fedele compagno nell'attività agricola dell'uomo, naturalmente indispensabile, nonché però appunto animale nobilissimo, no? Nella vita militare, nella vita di corte, mi sono occupata un po' anche dei Gonzaga, che erano grandi compratori di cavalli. Questi cavalli quindi venivano comprati, smerciati, Elisabetta ci spiegherà tutto, ci dirà anche come venivano trasportati, che ha quasi del sorprendente, sebbene noi sappiamo, occupandoci di città moderna, che quasi nulla in realtà sorprende. Quindi cedo la parola a lei, la ringrazio per essere venuta da Roma, nonostante tutti gli impegni, e grazie a voi. Bene, grazie. Grazie, ringrazio a mia volta la cara amica e collega Alice, ringrazio enormemente Albina Malerba, Giuseppe Pichetto, Gustavo Moradino Maglio, che conosco dal convegno dei tempi di Savoie Bonne Nouvelle. Grazie veramente di cuore a loro per l'invito, per essere riusciti a trovare insomma un buchino nel programma. Grazie a tutti voi per la vostra presenza, e per me un onore e anche un piacere, un'occasione veramente per imparare, perché so che siete un pubblico attento e ferrato, quindi sono io che vi ringrazio. A proposito di ferratura, parliamo di cavalli. Dunque, un piccolo preambolo, conoscete già il titolo, avete tutti avuto un invito, se non mi sentite fatemi sapere. Allora, continente, innanzitutto continente... Appesi, cavalli. Come? Dicevo Alice. Sì. Appesi. Appesi, sì, appesi. Allora, da notare che il termine continente, che qui vedete nel titolo del mio intervento, designa tuttora non solo la terraferma, ma tutto ciò che Sardegna non è. Isole comprese, cioè il territorio italiano. Sì, sì, quindi, mi avete sentito, sì. Quindi fatto questo piccolo appunto, Sardegna, che entra nell'orbita, come voi sapete, di Casa Savoia nel 1720, e poiché il mare la separa del continente, il controllo sull'isola, così come i contatti, gli scambi, sono garantiti dall'istituto vicereale, così come succedeva quando la Sardegna faceva parte della Corona di Aragona e poi degli Asburgo di Spagna. In più, i Savoia fanno ancora meglio, perché si dotano di 2 strumenti creati ad hoc in risposta a particolari esigenze di controllo amministrative: la Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna, i cui atti sono custoditi nell'Archivio di Stato di Cagliari, e il Commissariato di Guerra in Cagliari, i cui atti sono custoditi sia qui a Torino nell'Archivio di Stato che parzialmente in archivio a Cagliari. Quindi parlavamo di appunto mare, la Sardegna è al centro, al cuore del Mediterraneo, è un crocevia, è uno snodo cruciale di grande importanza, al centro di scambi e trasporti tutti i generi, anche di cavalli, perché vede non solo la partenza di cavalli allevati in Sardegna, ma anche lo sbarco di cavalli provenienti dai più diversi paesi.
il traffico intenso, nonostante i costi molto elevati e le difficoltà logistiche legate appunto al trasporto marittimo, che non sono poche, come vedremo. Dunque, i cavalli perché si spostano? Perché li si fa uscire dalla Sardegna e perché li si fa entrare? Per due motivi essenzialmente: l'allevamento e l'attività militare. Sono attività congiunte e interdipendenti, perché l'uno alimenta le altre e viceversa, in un'epoca in cui le forze di cavalleria, come ben sapete qui a Torino, giocano un ruolo strategico di vitale importanza. E questo rapporto tra allevamento e attività militari si trova analizzato in grande dettaglio proprio nei documenti che costituiscono il fondo di cui vi ho parlato prima, Segreteria di Stato di Guerra e Commissariato di Guerra. Quindi anche la Sardegna, terra di cavalli, da sempre è dotata fin dal Medioevo, come diceva il nostro presidente Pichetto, fino al Medioevo, di un allevamento regio chiamato tanca reale o tanca regia, in italiano dall'epoca aragonese spagnola, situata tra i territori di Pauli Latino e da Basanta, che si trovano nell'attuale provincia di Oristano. Tanca reale entra poi a far parte delle Mandre Sabaude nel XVIII secolo, così come la Sardegna che la contiene. Quindi, piccolo appunto è questo: allora, la maggior parte della popolazione equina, che compone non solo la tanca ma tutti gli allevamenti reali, la tanca non fa eccezione, sono cavalle e puledri, i puledri che appunto portati dalle fattrici figliati. Gli stalloni sono molto pochi e possono anche non risiedere permanentemente nell'allevamento, ma soltanto il tempo necessario a svolgere la loro opera. Gli stalloni invecchiano, presentano difetti, oppure semplicemente sono in numero insufficiente rispetto al numero di cavalli esistenti. Quindi i Savoia pongono una cura particolare nel ricercare stalloni in numero sufficiente e ben conformato, che possono ben assortirsi alle caratteristiche delle cavalle e dell'allevamento regio in Sardegna, e non esitano in primis a chiedere agli allevatori sardi di concedere in uso o di vendere i loro cavalli migliori. Ma quando quei cavalli non soddisfano o semplicemente se ne trovano troppo pochi, la Real Casa estende notevolmente il raggio d'azione e non esita a spendere ingenti somme facendo incetta. È proprio questo il termine che si trova nei documenti archivio: fare incetta, letteralmente, fino al continente e anche oltre l'Europa, l'Africa, e lì diciamo ci fermiamo. Una volta arrivati in Sardegna, a prescindere dalla loro provenienza, gli stalloni possono anche essere utilizzati fuori dall'allevamento regio, e quindi magari si affigge un manifestino, adesso non so, no, qua sono andata troppo avanti, comunque avete, no, insomma, scusate, sto un piccolo, qui, voilà, a posto. Qui dicevo, si affiggono manifesti che rendono pubblica la notizia dell'arrivo di questi cavalli di grande qualità, dando appuntamento agli allevatori interessati, non so, ecco, venite tale giorno, tale ora, c'è un cavallo che vi aspetta, prenotatevi. È così che succedeva, un manifestino pubblico che appunto serviva a pubblicizzare l'arrivo, la disponibilità di questi cavalli, in modo da dare la possibilità agli allevatori sardi di migliorare la loro produzione, la produzione indigena. E attenzione, poiché questa proposta, perché questa proposta non suoni come un'imposizione proveniente dal continente, la casa ha generalmente cura di sondare il terreno, nel senso che si chiede. Dovrei avere qualcosa da farvi leggere, ho preparato una piccola antologia per farvi leggere con me, e invece no, mi dispiace, dovete, vi chiedo di avere la pazienza di ascoltarmi. Dunque, vi volevo proporre una lettera del 1838 indirizzata dal Ministero di Guerra Marina, in cui il Ministero così
si esprime a proposito di un invio di 3 cavalli destinati a migliorare la razza cavallina. Manifestò pure la maestà sovrana il desiderio di conoscere a tempo opportuno se la spedizione di questo e di altri 2 cavalli in Sardegna incontri il gradimento fra la popolazione. Questo perché? Perché il rischio di ingerenze, anche se tutto sommato benevole come in questo caso, è costantemente sottoposto a vaglio e ogni reazione locale è opportunamente monitorata e registrata. E serve alla corte a Torino per comprendere il clima così come lo respirano i locali e anche i sabaudi in trasferta in questi domini al di là del mare. Quindi i documenti d'archivio riferiscono soprattutto di tentativi di ottenere cavalli dall'allevamento, che ne so, della famiglia Chigi a Roma, provenienti dalla Spagna, in particolare dall'Andalusia, oppure ancora dall'Inghilterra, come vedremo, perché sono l'Italia più grande, più slanciata dalle membra snella, e quindi il tentativo di produrre cavalli gradualmente più alti è adatti all'uso militare. Ma a quale tipo di militare sono destinati i cavalli che transitano per la Sardegna? In generale si ricercano cavalli per i soldati e gli ufficiali di stanza. I dragoni di Sardegna, che vedete qui, non so se si legge un po', un flume, insomma si dovrebbe leggere bene, erano nati nel 1726, sapete meglio di me, da Vittorio Amedeo II, che all'epoca, che all'origine erano formati da invalidi, da riformati, da veterani della cavalleria terraferma, e che poi successivamente furono reclutati anche sardi. Il reggimento di cavalleggeri di Sardegna, che traggono origine a loro volta dai dragoni di Sardegna, prendono questo nome nel 1808, poi quello di moschettieri nel 1818, che poi divengono a loro volta reggimento cacciatore guardie nel 1819, tutto molto rapido. E talvolta però invece i cavalli vengono ricercati in Sardegna per la cavalleria di stanza in Piemonte o comunque nel continente, come nel caso del famosissimo reggimento di cavalieri di Savoia, fondato nel 1692 e il cui motto è, non vi è ignoto, Savoie bonne nouvelle. Voilà. Ma quanti cavalli si trasportano di volta in volta e quanto costa farli viaggiare per mare? Allora, il numero di cavalli può variare da 1 a più di 100 in una sola nave, come nel caso che vi mostro ora. Qua cavalleggeri di Savoia, ecco qua abbiamo un esempio di cavalli destinati ai cavalleggeri di Savoia, il numero 144 quadrupedi di Spagna. Che dalla Spagna arrivano fino a Genova, da Genova arrivano fino alla Sardegna, quindi in una goletta. Ecco qua. Allora, il numero di cavalli dunque può variare, gli stalloni più pregiati viaggiano da soli, il numero ridotto, in genere 2 o 3 per volta, e i cavalli destinati ai militari invece possono essere molto più numerosi, vedete bene in questo caso ci sono anche invii 160-190 cavalli per volta in una sola nave, veramente stipati, e sono numerosi perché? Perché devono assicurare la rimonta, cioè il ricambio di cavalli da sella per l'esercito, e quindi salvo eccezioni l'invio, il carico è così numeroso perché si tratta di castroni, cavalli castrati più maneggevoli, generalmente più docili, più facili da governare, meno problematici rispetto a un cavallo intero, appunto uno stallone e una cavalla. Allora, quanto al prezzo, qui vediamo espressa nella... io volevo tornare indietro, ecco, non lo trovo, insomma... pazienza, ecco, ho dimenticato qualcosa, abbiate pietà. Comunque, vi propongo un documento che sì, no, questo costa poco per ogni cavallo. Allora, qui abbiamo un prezzo di 450 lire nuove per ogni cavallo. Tendo presente che una lira nuova di Piemonte corrisponde circa a una lira italiana di prima dell'euro, quindi fate un po' i conti, tutto sommato sono anche convenienti rispetto ai prezzi attuali. Un trasporto invece di
dei famosi 144 quadrupedi di Sardegna ammonta a 20.000 lire piemontesi, che sarebbero circa 10.000 euro attuali, ma insomma queste conversioni lasciano il tempo che trovano. Quindi è molto difficile, vi dico veramente, trovare il prezzo, come in questo caso è difficile che venga espresso il prezzo per ogni singolo cavallo, perché in genere veramente si compravano appunto anche i brocchi in blocco, magari un affarone, così veniva, ecco, magari non veniva proprio dettagliato il prezzo del singolo cavallo, quello che si trova dettagliato in genere è il prezzo dello stallone, perché magari ecco, è una spesa ingente che bisogna giustificare e quindi necessita proprio di un giustificativo del prezzo. Ma quali devono essere, come vedete qui, le caratteristiche del cavallo idoneo a servizio di Casa Savoia? I requisiti si trovano ben dettagliati in numerosi documenti e in genere non variano, passando dal XVIII al XIX secolo. In questo caso siamo nel 1842 e i cavalli, allora, vediamo che devono essere di un'età compresa tra i 4 e i 6 anni compiti, statura di 1,35 once. Allora, qui una piccola nota per voi, una piccola ricerca, insomma un'oncia equivale a circa 4 centimetri, poco più di 4 centimetri nostri attuali, quindi moltiplicate per 36 once, 35 e mezzo, sono cavalli insomma di statura medio, ecco. Misurata dalla pianta dei piedi, non ferrati, quindi in piano orizzontale, maschi castrati, attenzione, servono per la rimonta, quindi cavalli tranquilli, di razza indigena sarda, ben formati, scevri da ogni essenziale difetto, atti al servizio della sella, quindi niente di indomito. Ferrati non rustici o difficili a ferrare, logicamente perché comunque l'impiego del tempo dei militari praticamente è molto serrato, quindi non si può perdere tempo con un cavallo difficile da maneggiare, e domati sì che portino l'uomo, che non scaraventino a terra, ecco, traduciamo, questo è. Quindi il viaggio. Allora, il viaggio dei cavalli vero e proprio in uscita dall'isola comincia con diverse tappe amministrative, il cui insieme è chiamato estrazione. L'estrazione di cavallo dal regno prevede innanzitutto la richiesta di una licenza formale, scritta e ben motivata, e questo anche nel caso la richiesta venga inoltrata da un personaggio come questo che vi mostro, non trovo più la freccia, eccola qui, ecco qui. Il personaggio che vedete è il primo commissario di guerra Maccabei, che scrive al viceré Francesco Tara, conte di Santena. Santena, scusate. Sì, lo so, ma io gli accenti abbiate. Sì. C'è sempre da imparare, dicevo. No? E poi quando non vedo accento, per me non vedo accento grave, per me, insomma, vado a nato. Perdono. In una lettera inviata da Torino il 2 giugno. Eccellenza, dovendo io, per consiglio dei medici, dopo la grave e lunga malattia che ho sofferto nello scorso inverno, intraprendere l'esercizio del cavalcare, che era considerato molto salutare all'epoca, ho data a costi commissioni perché mi vengano comprati due cavalli maschi, attenzione, più vivaci, di codesto re. E il signor cavaliere di Blonet vuole obbligatamente pigliarsi egli stesso la briga di farmeli trasportare in terraferma. Quindi il primo commissario di guerra prega di voler acconsentire alla libera sortita dei detti due cavalli. Ricapitolando, richiesta formale, indicante le motivazioni e in questo caso l'avallo di un personaggio a servizio di Savoia come il barone di Blonet, che era già stato capitano delle galere e poi viceré a sua volta tra, penso, il 1741 e il 1745, quindi insomma una lettera di presentazione di peso. Quindi, se l'istanza va a buon fine, si procede, secondo i casi, al pagamento di una tassa, non sempre, ma in tutti i casi la procedura richiede l'identificazione esatta, accurata, del cavallo e dei marchi a fuoco, che ne devono imperativamente dichiarare la provenienza, questo sempre. Quindi i cavalli di pertinenza dei Savoia non fanno eccezione, devono anch'essi essere provvisti del marchio delle regge Mandria, Sabaude, e che sono descritti in vari pregoni, cioè in vari decreti, come in questo che vi mostro, di un personaggio che per voi insomma non ha bisogno di presentazione, viceré Giuseppe Lascaretti Ventimiglia, marchese della Rocchetta, che qui vedete un ritratto che
attualmente ospitato il Palazzo Viceregio a Cagliari, nella Galleria dei Viceré. Quindi, questo è espressamente difeso, cioè proibito a qualunque particolare privato, vedete il francesismo, di qual condizione o stato possia essere di far marcare d'ora in avanti i loro stalloni cavalli puledri, altrimenti che dalla parte sinistra, riservando il diritto di marcare alla destra alla sola razza del re. Quindi, razza del re marcato a destra, resto del mondo marcato a sinistra, tranne gli scarti delle regge mandre sono anch'essi marcati a sinistra, quindi quello che contraddistingue il marchio del cavallo appartenente alla mandria non è solo il monogramma con le iniziali del re in carica, ma anche la posizione che dichiara lo status del cavallo, quindi scarto oppure ancora attivo in seno alle regge mandrie, quindi in debita forma. Il marchio è prezioso perché è un certificato legale di provenienza, ma anche di appartenenza proprio legale, di proprietà, ed è direttamente associato al nome, in questo caso al nome del casato Sabaudo, ma anche gli strumenti che si utilizzano per apporlo sono preziosi, e si pone ogni cura nel sorvegliarne il trasporto. Allora, qui vedete un marchio a fuoco sardo del periodo che noi stiamo trattando, è un marchio in realtà di provenienza ecclesiastica, probabilmente di un convento, l'ho trovato a Cagliari grazie a un'antiquaria che vedete citata qui, c'è anche un sito, ci sono varie foto, comunque un marchio a fuoco piuttosto grande, vedete le dimensioni, non è solo il marchio ma anche il manico che serve insomma ad assicurare la correttezza dell'operazione di apposizione, è la posizione proprio effettivamente un'ustione in realtà, perché si il marchio è apposto non solo sulla pelle ma incide anche la carne, ecco perché è duraturo, attenzione, non è superficiale. Adesso è proibito, dalle convenzioni europee non si può più, sono marchi chimici ugualmente indelebili, quindi marchio a fuoco, salvo insomma qualche operazione insomma non propriamente ortodossa, in genere non si può più effettuare, ecco. Quindi il marchio è prezioso, perciò qua si richiede il trasporto di un numero cospicuo di questi marchi, perché ovviamente insomma l'operazione di marchiatura, un cavallo insomma ne va bene, ecco, ne basta uno, ma quando si tratta di 100-200 cavalli per volta evidentemente ci si suddivide il compito, e così ecco ci vuole un numero sufficiente di questi marchi, quindi serve anche la vettura, è trasporto valori in questo caso, quindi è prezioso quanto il marchio che verrà apposto. Quindi vettura a fine trasportare le marche dei cavalli in ristallo a servire in questo caso ai dragoni. Quindi una volta espletata la procedura di estrazione, quindi espletata tutta la paperasse necessaria, si può passare alla fase logistica e vera e propria, il viaggio. Quindi a meno che non si disponga di un patrone illustre come il barone di Blonay che abbiamo visto poco fa, o a meno che non sia lo stesso re ad autorizzare l'estrazione o l'invio di cavalli e quindi a fornire lui stesso l'imbarcazione, in genere bisogna proprio cominciare dall'inizio, trovare una nave il cui armatore o il cui capitano accetti di farsi carico e di assicurare i quadrupedi, e che possieda possibilmente uno scafo attrezzato per il trasporto, che sia disposto ad attrezzarlo e il cui capitano sia anche in misura di offrire assistenza adeguata e competente per tutta la durata della traversata dall'imbarco nel porto di origine allo sbarco, una volta giunti a destinazione. In genere per quanto riguarda gli invii di cavalli di militari si designano uno o più ufficiali o soldati esperti, ecco, che sappiano già maneggiare e governare. Voi sapete che fin dall'antichità insomma vi sono imbarcazioni specializzate nel trasporto di bestiame e anche di cavalli, tuttavia in genere si deve costruire ex novo di tutto punto una o più poste, è stata veramente di scuderie e portati da costruire proprio in seno, nel cuore della nave, nella stiva, adibite all'alloggio, alla stabulazione del cavallo, come qua vedete le operazioni di imbarco e di sbarco. Partiamo appunto
dall'imbarco e dallo sbarco come avvengono concretamente? Allora, le operazioni possono differire, come ci dicono i documenti, mediante pedana, che qua non vi posso mostrare, non ho trovato niente di adatto da mostrarvi, nel caso di navi attraccate e direttamente accessibile nel molo, oppure come in questo caso, nel caso di navi non attraccate, quindi come nell'immagine che avete visto nel vostro invito, che vedete alla mia destra, nel caso in cui le dimensioni dello scafo impediscano l'uso di una pedana in cui la nave sia lontana dal molo, si imbraga letteralmente il cavallo, che poi viene letteralmente salpato a bordo, come ben mostra l'altra immagine, e arrivando al XX secolo, la foto che vi mostro risale alla Prima Guerra Mondiale, è sostanzialmente l'operazione identica, è sempre la stessa. Questa per mostrarvi appunto... quindi qua siamo nel 1751, che è l'epoca dei documenti, insomma, di cui vi ho parlato e di cui vi parlerò, l'imbarco di un cavallo a bordo di Princesse Christina, ma insomma qua siamo appunto Prima Guerra Mondiale. Ecco qui, una volta a bordo, il cavallo deve poter essere stabulato ben al coperto, protetto e letteralmente contenuto, si chiama ancora adesso contenzione del cavallo, perché non subisca lesioni. Dunque, durante il tragitto deve poter disporre di acqua sufficiente, di cibo adeguato, la vedete, una mangiatoia. Questo è un trattato che vi mostro, in realtà risale all'inizio del XVI secolo, un trattato raro, di provenienza tedesca, però tratta di viaggi in Spagna, se non erro anche verso le Fiandre, quindi vorrei mostrarvi la continuità nell'uso delle operazioni di imbarco e anche di stabulazione, come vedete. È un acquarello molto bello perché mostra bene in dettaglio, sostanzialmente appunto le operazioni rimangono invariate fino al XX secolo, cambiano i materiali e la messa in sicurezza. Dunque, eccolo qua. Allora, durante il tragitto si deve poter appunto disporre tutto ciò che serve al cavallo, acqua sufficienza, cibo adeguato, il che significa per ogni cavallo imbarcato si imbarcano anche le derrate necessarie al suo sostentamento, foraggio, paglia usata anche per il fondo, qui non si vede, ma la paglia e anche il trucciolo di legno serviva per fare il fondo del cubicolo. Poi l'avena, l'orzo e così via. Qui trovate in dettaglio anche ciò che serviva per costruire la stalla portatile, quindi le travi, le scale, le numero tre linee con legname di tre stalle, perché queste sono l'occorrente per tre cavalli fatte fare a bordo con sua mangiatoia. Quindi si caricavano a bordo i materiali, si costruiva dentro lo scafo il cubicolo, che poi veniva smontato una volta arrivati a destinazione. Quindi qua vedete appunto la polizza di carico, qua siamo nel XVIII secolo, anche per quanto riguarda il testo. Durante il viaggio quindi il cavallo dovrebbe ricevere le cure necessarie, oltre all'alimentazione, e colui o coloro che accompagnano ricevono l'incarico di governarlo come se fossero come farebbero se fossero sulla terraferma, in una scuderia di terraferma normale, con spazzole, striglie, pettini, fasciando gli arti e la coda, mettendo i piedi, sorvegliando la ferratura, ricorrendo a mezzi di contenzione perché il cavallo non danneggi se stesso, gli altri passeggeri, gli uomini e soprattutto lo scafo. Okay. Però capita che talvolta, nonostante tutte le precauzioni, come nel caso che vi sottopongo, siamo nel 1755, la navigazione non fili propriamente liscia. Quindi questa testimonianza che vi propongo è un resoconto di una sfilza di errori e negligenze accumulate sin dall'imbarco. Sopra la detta nave, vi invito a leggere con me, uno era morto durante la navigazione ed hanno osservato che gli altri due, benché fossero vivi, non sappiamo come, allora arrivo in questo porto, si ritrovavano con le sole fasce, avete visto bene le fasce che servivano a contenere, proprio si chiamano fasce da ventre in alcuni documenti, e con le teste sciolte, cioè vuol dire non contenute, ecco,
e senz'altra legatura in parte veruna del corpo, di modo che qualunque movimento facesse la nave conveniva, cioè accadeva che sbattessero le teste gli uni con gli altri, e soprattutto erano in pessimo stato e si maltrattati che uno è morto prima che si sia potuto sbarcare e l'altro si è condotto con gran stento per essere moribondo in questa regia scuderia a Cagliari. Allora ad Oristano c'era l'allevamento, però le regie scuderie, come le scuderie dei dragoni, si trovavano a Cagliari e più o meno nel quartiere del palazzo viceregio. Se conoscete un po' Cagliari, insomma, trovate il Palazzo Viceregio e troverete anche diciamo, il luogo in cui erano localizzate le scuderie. Quindi, poverino, quantunque siano gli dati diversi rimedi per fargli prendere alimento, alimentato a forza, non è stato possibile di revivarlo ed è parimenti morto. Quindi, due morti durante la navigazione, uno morto all'arrivo e quindi spesa ingente per risultato pari alle zero. Quindi dice, gli medesimi testimoni, cioè il capo cavallaro e il sottomasto di scuderia della regia Tanca, che avrebbero dovuto trasportarli da Cagliari all'allevamento, hanno deposto che i stalloni erano mal collocati a motivo che le mangiatoie erano troppo vicine, poco distanti tra loro, malfasciati, nemmeno ben legati, che le corde dei loro capestri, per essere deboli, si sono rotte in occasione massime, cioè specialmente, della prima borrasca. Prima, vuol dire che ce ne sono state altre, quindi continuo danno. E quindi soggiunge il prefetto, Rossi, cioè uno, il capo cavallaro, che l'uomo destinato per la cura dei medesimi parve di poco pratico in custodire i cavalli. Quindi, insomma, i danni si contano e sono ingenti. Io vi ho mostrato una delle testimonianze, ho reso conto tra i più leggibili, in realtà sono molto numerosi. Queste sono cose che non si sanno, in realtà ci sono tante testimonianze, non sono la maggior parte, almeno per quanto riguarda i documenti che ho consultato. In genere fila appunto tutto liscio, ma le perdite possono essere ingenti, soprattutto nel caso di stalloni come questo, cioè cavalli difficili, irritabili e difficili da maneggiare. Chiudo però con un esempio più felice. Cerco la mia freccia. Voilà. Di un trasporto ben riuscito nel 1839 da Torino a Genova, di una stallone inglese giunta dall'Inghilterra fino a Genova e poi a Porto Torres, nel questo piroscafo, la Gulnara. La Gulnara avvisò a ruote, era un pacchetto, si chiamavano pacchetti, servivano per trasportare le merci, era un piroscafo commerciale, diciamo. Postale, sì, alla sì, bandiera, sì, pacchetto, sì, alla sì, bandiera, alla bandiera postale, questa del regno di Sardegna, non si vede bene, però è proprio il nostro periodo, 1835, vi propongo un esempio del 1839, qui guardate in dettaglio il meccanismo, se volete visitare il sito, non faccio pubblicità, però in effetti si vede ben chiaro proprio il meccanismo, non è solo un veliero ma il vero e proprio piroscafo che camminava con la meravigliosa potenza di 66 kW, una lampadina. Comunque per l'epoca, insomma, già qualcosa, ecco. Non so, visto i venti, forse un veliero sarebbe arrivato prima, visto che no, i venti che tirano, no, no, mi dica lei. No, sì. No. Dunque, Gulnara ha partecipato alla guerra di, sì, Crimea, sì, ma appunto la guerra di Crimea è un momento, sì, di transizione tra la vela e il motore. Sì, questo è un po' ibrido. I velieri, sì, a un certo punto vengono trainati, sì, proprio per accelerare, sì, il capito, transito, sì, da... a ruote, le navi a ruote, ecco, e abbiamo a pala o già le prime aerei. Sì, sì, quindi insomma, allora, ecco qua, allora, sì, quindi trasporto felice, lo troviamo descritto nella lettera del Ministero di Guerra e Marina, al vice luogotenente che vedete nel ritratto che è custodito alla provincia di Cagliari, se non vado errando, trovate un articolo su questo personaggio
trovate la referenza, è disponibile online, tutto ciò che vi ho segnalato è disponibile online, quindi se volete prendere nota, tutto potete, diciamo, informarvi voi stessi da casa. Comunque, Sua Maestà determinò di mandare a Sassari un cavallo stallone di sua particolare spettanza, cioè un cavallo proveniente dalla Mandria Sabauda. Sarà accompagnato tale cavallo da Torino a Genova e con l'aggiunto Sua Eccellenza il Governatore provvederà per ricevimento e custodia sino al momento in cui potrà essere imbarcato alla volta di Porto Torres. Un soldato di cavalleria ne avrà la custodia da Genova sino a Sassari, ove giunto ne farà consegna, secondo gli ordini di quel governatore, all'ufficiale comandante di staccamento dei cavalleggeri di Sardegna con la distanza, il quale a sua volta provvederà per la cura e la custodia successiva. Qui non ci sono passi falsi. Il cavallo è prezioso, viene da lontano, il viaggio è lungo e, insomma, il cavallo arriva a buon porto, come si suol dire. Arriva a buon porto, se ne salvo a destinazione, munito non solo di accompagnatore competente, della necessaria assistenza, ma anche di un libretto di istruzioni. Sì. Per il suo governo e la sua alimentazione, una volta arrivata a terraferma, che si intitola, questo documento non penso di averlo inserito, no, mi dispiace. Comunque, il libretto di istruzioni, chi va avec le cheval, no, quindi consegnato insieme al cavallo, avvertimenti per il modo con cui si dovrà regolare lo stallone inglese sia nel suo governo che per riguardo alla monta, un bifoglio fitto fitto, articolato in 8 capitoli riguardanti il giornaliero alimento, strigliatura, acqua, razioni, attività dello stallone, attività proprio operazioni di monta, la strigliatura ancora dopo la monta, caratteristiche delle cavalle destinate allo stallone, belle, di razza fina, statura non minore di 1,73, quindi insomma, che siano insomma, veramente pronte per l'operazione. Contenzione delle cavalle, perché attenzione, voi sapete, qui non mi dilungo perché ci sarebbe da fare un intervento di parecchie ore, ma insomma le cavalle venivano, venivano testate, provate con un cavallo o un asino, una di minor pregio, uno stallone asino, perché non danneggiasse il prezioso stallone che doveva servire per altre operazioni dello stesso tipo. Quindi insomma c'era, quindi è anche il numero delle cavalle da presentare allo stallone, perché lo stallone non si sfiancasse, ecco. Quindi non più di 25-30 in tutta la stagione. Questo perché? Perché poi questo cavallo parte in tournée, deve ripartire, così come è arrivato in Sardegna, possibilmente sì, è dotato del medesimo slancio. Quindi in conclusione, allora, quest'ultimo esempio è un cavallo giunto dall'Inghilterra alla Sardegna, un viaggio lunghissimo all'epoca, e badate bene, a Torino, dall'Inghilterra a Torino, imbarcato poi a Genova, arrivato a Cagliari, e a sua volta trasportato fino a Porto Torres e di nuovo a Sassari, presumo per via di terra. Mostra anche come gli esempi che abbiamo visto prima, quanto veramente la Sardegna sia al centro di un Mediterraneo proprio connesso, con molteplici, con e da molteplici vie di mare e di terra anche, e quindi con uomini, pratiche e cavalli di diverse nazioni. Qua per nazioni, attenzione, si intende proprio la nascita in un altro paese. Proprio in questi documenti voi trovate uomini, soldati ufficiali appartenenti alla nazione sarda, nazione piemontese, sia italiani, ma la nazione è nascita, dove si proviene la nazione all'epoca è questo. Così come la razza, vi ricordo, in quest'epoca non designa un patrimonio genetico, ma l'ubicazione. La razza è un allevamento. La razza Chigi, ad esempio, la razza Savoia, è la razza, l'allevamento del personaggio che viene menzionato, non ha nessuna connotazione, ve lo dico, fino al XX secolo, è veramente, non ha nessuna connotazione di ordine genetico. Quindi è un crocevia, appunto, di persone, cose, pratiche, animali di varia provenienza. Quindi anche la casa di Savoia
facendo in questo caso, nel piccolo caso, i piccoli casi che vi ho descritto, no, l'incetta di cavalli per il suo servizio, funge da regia di questi scambi, e contribuendo a questo pezzo di storia che è sia internazionale che transnazionale, no, proprio di comunicazione, di scambio dell'isola tra mare e continente. E qui vi ringrazio per la vostra attenzione. Qua avete veramente, io giocate in casa, perché qua abbiamo specialisti, insomma. Io vi ho proposto umilmente una ricerca che appena agli inizi, non so, veramente sono cantieri che sottopongo alla vostra attenzione, e quindi le domande sono benvenute, le critiche sono benvenute, e accettiamo tutto di buon cuore e di buon grado. Via. Bene, tanto grazie a Elisabetta Verino. Penso che se non ce ne ci sono, siano alcune domande, possiamo andare avanti. Chi sì, come sempre dovesse andare, lo può fare tranquillamente, noi possiamo continuare a stare qui. Posso dare prima la parola al dottor Lee e poi a te. Prego. Ma è emerso dalle sue ricerche comunque una differenziazione di tipi di produzione di cavalli in Sardegna? Una differenziazione di? Tipi di allevamento, diciamo, di produzione, quindi di destinazione per le truppe del continente, per le truppe dell'esercito piemontese, perché c'erano naturalmente già per la cavalleria cavalli pesanti, cavalli allora attenzione, poi cavalli per l'artiglieria, Voi sapete il cavallo sardo, non so, ma insomma è un cavallo abbastanza leggero, che ha un cavallo di modello leggero, immaginate un cavallo arabo adesso, ecco, per dire, ovviamente si tratta di cavalli destinati ai dragoni, quindi si tratta di cavalli leggeri comunque. Genere, alcuni, come vi ho detto, vengono trasportati dalla Sardegna fino a Torino per il reparto di cavalleria pesante, ma in genere le procedure, ecco, di miglioramento della razza e dell'allevamento riguardano soprattutto i cavalleggeri, la rimonta dei cavalleggeri. Poi non è escluso che, ecco, in caso di esemplari di particolare pregio, anche di dimensioni, ecco, di statura elevata, di un certo peso, di forza anche. Poi io qui ovviamente non vi ho mostrato tutti i documenti, vi sono anche casi particolari di cavalli, appunto, che poi per il pregio, anche per la bellezza, vengono direttamente inviati di filato a Torino senza passare per la Sardegna. Però in genere questi trasporti, ecco, questi 144 cavalli, avete visto anche cavalli spagnoli, andalusi, vengono dalla Spagna, abituati al calore, insomma al clima secco, sono cavalli leggeri che possono andare avanti senza bere. Ecco. Poco, sono delle utilitarie che durano tanto, hanno fiato, e insomma quello è, rapidi, scattanti, cavalleggeri, appunto, leggeri come la cavalleria. Quindi sì, c'è qualche caso, uno o due casi di cavalli destinati alla rimonta in Piemonte, proprio cavalleria, quello sì, però la maggior parte, almeno in casi che ho visto, poi riguardano appunto la rimonta dei cavalleggeri, che siano dragoni o cavalleggeri propriamente detti. Intervengo di volto. Sì. C'è ancora il cavallino sardo di Gestur? La giara di Gestur sì che c'è. Cioè è come patrimonio veramente. Stato Brado, sì, d'inverno addirittura usabili. Usabili, allora c'è il Jarab, che è stato un esperimento, insomma, di un incrocio tra un arabo di piccole dimensioni e un giarino, per dare un modo, ecco, per creare un pony sportivo anche per i ragazzi, diciamo competitivo, scattante. Ma il giarino, no, in genere sono incroci, vengono veramente curati, alimentati anche allo stato brado, perché si preservi la selvatichezza, ecco, perché si preservi insomma lo stato anche genetico, così come sono molto pochi, sono a rischio soprattutto durante l'inverno, e insomma sì, però ci sono e stanno bene. Sono molto bene. Scusa, c'era la Saguala che ha chiesto la parola, poi Bonino, prego.
Prego. Vi ringrazio tantissimo. Grazie a voi. Avete consentito di enucleare molte parole francesi. Sì, sì, francesini nel pieno. Pendente. Per me lo straccio, guardate. Sì, sì, io. È stato veramente un lessico particolare che mi ha ricordato alle origini. Sì, è veramente una coenera. Allora, in questi documenti trovate, sì sì, è un italiano fortemente permeato di francese, ci sono tanti documenti in spagnolo, comunque Stardegna, voi sapete che fino all'epoca dei Savoia tutti gli atti vengono redatti in castigliano, catalano e italiano, ma l'italiano comincia ad arrivare con Savoia appunto per permettere di sistematizzare anche, di velocizzare l'informazione, ecco, quindi l'italiano serve a uniformare un po' anche la qualità dello scambio dal punto di vista linguistico, però sì, è fortemente... Ma quando si dice, almeno, sì. Non parlo di 150 anni fa, sì. Lei non è propriamente bella, non ti dicevano sei bruttona. Lei sì, un questi giochi di parole ci sono. Sì, sì, c'è. È un imperativo. Sì, sì. Elegantemento posto, sì. Sì, è una tournure particolarmente sì, elegante. Bonino, prego. Buonasera. Sì. Sì. Lei della illustrazione. Sì, mi dica. Magari precisa la cosa. L'immagine iconografica del dragone. Del dragone. Il dragone, sì, sì, gliela porto subito. Sì. Poi ultimo cita il cavalleggero del 1838. Sì. Volevo solo chiederle questo, sì. È già in parte la domanda che ha fatto Diane, sì. Ma era da chiarire. Cioè il dragone è un infante che viene trasportato a cavallo, sì. Quindi non è cavalleggio. Tecnicamente sì, sì. Perché sì. E si riallaccia alla domanda, sì, sì. Della estrema differenziazione. Sì, sì. Perché l'ussaro che fa parte della, certo. Cavalleria ha funzioni esploranti, quindi ha, certo. Bisogno di essere velocissimo, certo. Intercettare il nemico che arriva, creare schermaglia, preparare direi quasi... Certo, certa intelligenza. Se noi pensiamo al corazziere, che è la truppa corazzata, che si porta dietro circa 70 kg, certo, di roba, certo, il cavallo, ma certo. Perché deve avere, certo. Un pettorale, uno schienale, sì. Dei gambali a prova di sciabola. Lei, certo, due pistole, un cavalleria fucile, pesante, una non per niente, sì, non sì, può sì. Essere un cavallino. No, quindi, no, no, certo, ma infatti sì. È molto pregnante quella, sì. Di sapere se, sì. Dalla Sardegna producevano solo cavalli produrre... Da i dragoni. Attenzione. Perché allora, questi sono tentativi in realtà, guardate che sono tentativi di miglioramento, di miglioria che risalgono al 1770, guardate, un ventennio d'oro. Non è andato a buon fine poi, perché la Tancareggia ha subito, diciamo, ha avuto un andamento tribolato anche dal punto di vista amministrativo, è stata amministrata in economia, è stata acquisita dalla Regia Mandra, ma poi praticamente è stata tagliata come un ramo secco, diciamo che non conveniva investire. I cavalli erano inadatti alla fine, tutti quelli di cui io vi parlo, che vi ho mostrato qui, ma ci sono molti dei documenti, sono destinati ai dragoni. Allora, vi ho detto prima, lei sa meglio di me, che i dragoni all'origine appunto erano veterani, alcuni di età avanzata, alcuni proprio veramente sinistrati di guerra, così ho trovato scritto, soltanto dopo sono stati arruolati sardi abili, ma giustamente erano persone che la corazza non la potevano portare, veterano vuol dire che comunque era di età avanzata, io ho trovato, ho trovato testimonianze di, si chiamavano suppliche all'epoca, di dragoni che chiedevano di essere giubilati, riformati per età, chiedevano di ricevere una pensione per malattia, perché comunque erano parecchi acciaccati, si trova anche la descrizione degli acciacchi, quindi erano persone che comunque, ecco come dice lei, un cavallo pesante, la ricognizione, ecco, a parte l'armatura lasciamo perdere, avevano difficoltà anche a montare, qualcuno c'era che dice questa persona gamba, e quindi no, produzione, guardate, quelli di cui vi parlo sono per i cavalleggeri. Sì. Solo la seconda, sì. Quando non ho capito bene, forse sì. Ho detto di viaggi in tempo, cioè dalla Sardegna ad arrivare a Genova. Allora, io ho trovato una traversata da Napoli, allora non dipendeva veramente dalle condizioni del tempo, se filasse veramente liscio perché, o se si dovesse fare a brodo. Io ho trovato un Cagliari-Napoli, se non vado errando, di 4 giorni. Sì. Dico questo per un motivo molto, sì. Nel 1900, sì. Quando ci fu la spedizione italiana, sì. In Cina, sì.
con il Moser. Sì, mi ricordo, l'ho trovato. Mi può rispondere. Sì, sì, mi ricordo. All'epoca c'era qualcuno che si. La veterinaria ovviamente non esisteva. Quando si doveva sapere per quale motivo. Sì, che c'è già. Che peggio signore. C'era talmente che nel 1900 la cavalleria che è stata imbarcata a Napoli morirono tutti a Singapore. Quindi quando sbarcarono in Cina, l'esercito italiano, si è trovato a piedi. 2000, non avevano cavalleria, quindi dovevano dipendere dai tedeschi per l'informazione esplorativa. Ne fecero di tutti i colori, per dire che le malattie fanno la discussione con i veterinari, non con i letterati. Ecco. È complicatissimo capire. La traversata, sì. Ha un'usura sul uno stress, diciamo così, estremo sulla nave per mille motivi, quindi muoversi come Ma poi avete visto come sono contesi, vengono letteralmente appesi, sospesi veramente, e poi tenete conto appunto che la traversata è relativamente corta. Guardate come sono impastoiati qua, il cavallo sembra addirittura sospeso, in realtà erano veramente contenuti, erano guardi, è qualcosa che si usa ancora adesso, adesso non so se avete mai visto un cavallo con un arto fratturato, si sospende, si dà sollievo, insomma viene contenuto più o meno nello stesso modo. L'unica differenza, allora qui la traversata giustamente è corta, e avete visto quanti danni fa, allora quel documento è interessante perché è raro, perché ho trovato un paio di autopsie, ma in realtà questo aspetto, allora praticamente la veterinaria, l'aspetto che dice lei, la malattia magari non è tanto considerato, non si presenta perché la traversata è breve. Quello che salta fuori, come in questo caso, è il danno proprio fisico, ecco, le lacerazioni, gli arti spezzati, le contusioni, le ferite, quello sì. Ho trovato, ecco, in questo caso documenti medici stilati da medico chirurgo, si diceva all'epoca, neanche veterinario, comunque il chirurgo che aveva stilato appunto un referto, di malattie non si parla, ecco. Allora, il resoconto che vi ho mostrato veniva appunto utilizzato come giustificativo, appunto perché si erano spese diciamo delle cifre piuttosto ingenti, si trattava di stalloni di grande pregio, non di ronzino, quindi morti tre, di cui là c'era anche, penso, una pendenza di natura penale, perché appunto l'assistenza a bordo era stata insufficiente, e quindi là c'era proprio, non dico dolo, diciamo, ecco, perché comunque l'assistenza era insufficiente e i cavalli di pregio erano stati affidati a personale non competente. Però in effetti sì, la traversata pone tanti problemi, e in questo caso però, allora diciamo che la traversata era frammentata, questo si poteva fare, si alternava, certe volte i cavalli in terraferma venivano trasportati in carri o fatti camminare a piedi, comunque si alternava appunto per non usurare i piedi, anche perché certe volte si sceglieva di non ferrarli, ecco, per evitare di... Quindi si alternavano cavalli ferrati senza sferratura, con ferratura, insomma, voilà. C'è Alice che io ho una domanda al volo, ma in realtà non in causa veleno, ma veramente solo una cosa che mi è venuta in mente sentendo tutti parlare. Una in realtà riguardava la profilassi, quindi mi sono chiesta se questi marchi in realtà, oltre a indicare la provenienza, attestassero anche lo stato di salute dell'animale, se fossero una garanzia in questo senso. Ma questa è la domanda, in quanto è già stata evasa. L'altra questione invece riguarda proprio questa posizione della Sardegna nel cuore del Mediterraneo, un problema brodelliano, diciamo, che travalica il tema cavallo, ma riguarda un po' tutto quello che viaggiava. Cioè, chiaramente il viaggio comportava l'attraversamento di frontiere, ecco, e queste frontiere non erano sempre attraversabili in modo semplice. Quali conflitti, atti di lite si possono trovare in archivio relativi anche a questi passaggi? Perché anche queste compravendite, animali, merci, ma altre cose, potevano vedere come attori dall'una e dall'altra parte anche stati in lite fra loro. Quindi sì, allora interessante. Quanto alla profilassi, allora già risposto in parte, allora documenti che riguardassero appunto la profilassi in questo periodo non ho trovato. Il marchio serve a dichiarare la provenienza, a dichiarare lo status del cavallo e la sua collocazione nella
nell'allevamento di provenienza, perché all'epoca erano divisi per tipo, ecco, cavalli andalusi con cavalli andalusi, cavalli da carretto con cavalli da carretto, venivano tutti muniti di un marchio, in genere un marchio principale che indicava non sempre la proprietà, ma diciamo colui a cui faceva capo l'allevamento, ecco, e poi la collocazione, la funzione del cavallo, diciamo che chi è capace di interpretare il marchio sapeva trarre queste indicazioni semplicemente dando uno sguardo proprio alla collocazione. Per quanto riguarda il problema delle frontiere, allora in questo caso a dire il vero non ho trovato, perché qua è zona sabauda, ormai è tutto sabaudo, però prima ho trovato tanto in epoca Asburgo, in cui Asburgo di Spagna, io tra le varie, allora ho trovato salvacondotti, quello sì, si prega tale autorità di far transitare senza recar danno, proprio senza recar danno fisico, nel senso vi prego non prendeteli a sciabolate, ecco, questo è quanto, veramente quello sì. Però epoca precedente, qua può darsi che ci sia, si parla già di passaporti, passeport, quindi passaporto, quindi è già più come dire, standardizzato, esistono libretti con rubriche standardizzate, passaporto appunto si chiede il permesso, la licenza di far passare la merce, la persona o il cavallo, in questo caso da un porto all'altro, però qua siamo in ambito di Savoia, tutto tranquillo, è molto agevolato, anzi sì, parlavo di regia perché veramente la logistica è pensata, in quest'epoca è pensata proprio sotto ogni punto di vista, veramente come dire, ben orchestrata, ecco, salvo questi inconvenienti, insomma. Bene, c'è una domanda. Prego. Volevo confermare. Sì. Lui ha la voce potente. Volevo confermare una ricerca relativamente recente che ho fatto appunto in archivio di Stato sulla spedizione d'Oriente, segreteria di guerra, marina, intendente generale d'armata, naturalmente 1855-56 per la Crimea. Sì. Crimea, sì. E ci sono anche delle posizioni di carico. E io stavo cercando, io naturalmente non ero, mi ha dato una, diciamo, una angolazione molto originale. Godibilissima la sua conferenza. Comunque ho rivisto i miei appunti sotto questo aspetto e ho fatto alcune scoperte. In effetti in Crimea abbiamo un reggimento provvisorio di cavalleggeri, sì, comandati da un colonnello di Savoriu, c'è il maggiore uno dei Morelli di Popolo che poi morirà nelle guerre risorgimentali. E comunque effettivamente ho notato come codice di carico che possano interessare le sue interessi, effettivamente ci sono 4-5, ho trovato 4-5 navi che hanno caricato sicuramente cavalli. Il piroscafo Carlo Alberto, il brigantino azzardoso. Quello ho sentito, sì, quello. L'Euridice, sì, Euridice famosa. Governo, e una cosa strana, curiosa, la Fenice. Governo. La di sindaco, ho telefonato al sindaco di Governo e mi ha detto che si dice Governo. Si dice Governo. Se ti sei la presidente della fondazione Cavour, avrei dovuto chiedere prima, chiedo allora, mi dica sì. Una nave fenice che non mi risultava, che viene comprata invece proprio in Crimea e viene usata come Maona. Sono andato a vedere il dizionario di Maona, sì. E sono appunto questi zatteroni che venivano apportati al bordo delle navi per caricare, per favorire il carico. L'ho trovato nel XVI secolo, Mao. Ultima notizia, in una bolla di carico c'è cassa di attrezzi per veterinaria. Ecco. Sì, grazie. Come vi dicevo, sono io che imparo da voi, grazie. Molto volentieri. Contraccambierò con le mie polizze di carico sardegnole. C'è ancora qualcuno che vuole intervenire? Mi pare che ha chiesto la parola al presidente, prego. Allora. Prego. Io sono nato nell'era dell'automobile, quindi cavalli, ma però
Noi da bambini abbiamo conosciuto due tipi di cavalli. Quelli morti in battaglia del Risorgimento, Kulkamöy e Ampiesa Surfein, di un duca di Genova, e quello di la mamma che muore in piazza Bodoni. Quindi cavalloni enormi, trafitti, morenti, bronzi enormi. Cioè. Quella è una tipologia, tutti conoscevamo tutti i cavalli di Torino. E poi ce n'è un'altra, la razza Gondran. Tu ricordi qual è la razza? Gondran è una società di trasporti, trasporti pesantissimi e delicati. C'era una quantità, ma decine e decine, di cavalli enormi da trasporto, da tiro. Tiravano dei vagoni. Sì. Cavalli enormi con i piedi pelosi, sì, robustissimi, penso pensasse qua. Quindi i morenti del Risorgimento e quelli di Gondran. E qui della Giassa. Qui della Giassa. Qualcuno ha idea di Gondran? Erano cavalli francesi. Ecco. Gondran erano cavalli francesi. Volevo sapere questo. Qualche Chrysler, sì. Percevo anche. Percevo, sì. I grigi senz'altro. Le fotografie che ho visto, sì. Se sono grigi sono Percevo, quindi sì, sono una meraviglia. E invece recentemente hanno riproposto il carro di Gondrand, sì, parlo di una decina d'anni fa, ed erano dei carri che sono magnifico vedere, strarsi gli occhi, veramente Clydesdale, sì. A seconda di come caratteristici tutti per avere lo zoccolo abbondantemente coperto di pelo, quasi sempre balzano, quindi il manto di un colore e la copertura dello zoccolo di un altro colore, generalmente chiaro. Mi complimento e ringrazio i nostri soci. Grazie a voi. Che fanno bellissima figura, anche sui cavalli. E grazie a... Grazie a voi. Sono io. Grazie a tutti, grazie a Elisabetta De Rio, e avremo occasione di continuare il discorso. Grazie a Alice. La Viola, con lei abbiamo più continuità perché sta nel territorio. Grazie a tutti voi.